Buongiorno, prof. Buongiorno, prof. Allora, oggi interrogazione a sorpresa. Vediamo. No, Luigi no. Che abbiamo lì in fondo? Leonardo no. Gigi non neanche. Mario no. Matteo, tocca a lei. Ma perché Perché sì, perché ho deciso io. io? Perché mi odia? Sì, no. Mo' adesso ti interrogo. Allora, dimmi alcune regioni dell'Italia, se riesci tutte. Ok, Vai. Ok. Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Ok. Sicilia e Sardegna. Ma va benissimo, adesso le volevo chiedere, ma lei sa dove sta la Macedonia? No, Ma è facilissimo, però nel frigo. vabbè, ragazzi, me ne vado. Ciao, buona, ciao, ciao. E ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Cioè, più che altro oggi andremo a parlare di come stanno andando, come è andato il nostro primo giorno delle medie. Questo è Matteo, se... È un pixel, 2 pixel più alto di me. Ma nella vita reale sono veramente più alti. Sì, è vero, quindi ci assomigli molto. Nel video vedrai come sei uscito, te lo dico, sei con l'armatura in diamante. Aspetta. Ok, quindi oggi andremo a raccontare come sono andati. No, perché dico come sono andati? Non lo so. Com'è andato il nostro primo giorno delle medie, però non siamo in classe insieme. E questo è esatto. Io sono in sezione B e lui in C. Per Esatto. Vai. quanto mi riguarda Adesso sono puoi quasi sicuro raccontare che tu. sarò nella Puoi seconda. raccontare tu. Prego. Prego. Adesso cosa dovrei raccontare? Racconta. Dalla mattina fino alla fine. Sì, cosa avete fatto? Le prof come sono? I prof, non so. Allora, devo dire che già all'inizio mi stavo un po' per arrabbiare, perché le prof già quando ha chiamato la mia sezione, ovvero la prima B, ha già sbagliato il mio cognome, cioè il mio cognome. Vabbè. E quello già mi stava facendo un po' arrabbiare. Poi arriviamo in classe, mi rischio di rompermi il piede perché avevo lo zaino che mi è caduto, che era anche un po' pesantino, ecco. Perché cosa hai portato, scusa? Ok. Non te lo dico. Va Un po' di chili di bamba, qualche di bene. droga. No! Vabbè, vai, vai avanti. Poi. Vabbè, appena siamo entrate in classe, No, vabbè, siamo. parlami un po' dei prof. Chi è venuto nella vostra classe? Chi è venuto? Cioè, è venuta la prof di italiano e storia, quella di inglese potenziato, più una supplente di tutta la classe. Ci siamo un po' tutti presentati, diciamo. Sì. E comunque a me le prof sembrano molto in gamba, sembrano molto superiori rispetto a quelle di elementari. Ok, io invece, ragazzi, vi parlo della mia giornata. Allora, ho conosciuto la prof, come prima prof ci ha accolto la nostra prof di matematica. Devo dire che è stata veramente simpatica, ma proprio tantissimo. E mi ha accolto in una maniera che mai una persona mi aveva accolto così bene. È stata veramente simpatica. E è molto, cioè, se tu gli chiedi qualcosa, lei accetta sempre, cioè, nel senso che, cioè, comunque è gentile, simpatica. Fidanzarsi. Eh? Anche di fidanzarsi. Dice di sì. Dai. Aspetta, ora prendo la spada e ti ammazzo, eh. Aspetta, guardate qua sopra, guardate qua sopra. No, sei visto già perché l'ho già scritto, però. Matteo, tu vedrai nel video.
Niente, dopo che se n'è andata questa prof di matematica è venuto il prof di musica, che è stato super Come si chiama? bravo, non lo so, non mi ricordo, e comunque Ha capelli bianchi? a 24, no, a 24 anni e parla anche di videogame, cioè nel senso che quindi sa come viviamo noi perché ha anche un cugino che ha 11 anni, vale media. E vabbè, quindi niente, è stato simpatico, ci ha chiesto un po' quali erano i nostri generi di musica preferiti quando li ascoltavamo. E niente, poi sono andato, è venuta la prof di educazione motoria. Abbiamo fatto un giochino, no, abbiamo fatto un giochino tipo, e abbiamo truffato un mio amico, che è Giuseppe, l'abbiamo proprio truffato in questo gioco. È stato molto bello truffare Giuseppe, te lo devo dire. E se vuoi ti dico anche, vi dico anche il motivo, cioè come l'abbiamo truffato. L'abbiamo truffato perché questo gioco consisteva che uno che doveva uscire dal gruppo, dal cerchio e aspettare che la prof decideva un alunno che dovevano imitare gli altri in qualche balletto, tipo in qualche mossa. E praticamente la prof doveva fare un altro mio amico, che era Jonathan. Penso che sia uscito magari in un mio, penso in un mio video è uscito. E forse in una live, non lo so. E No, praticamente no, no, allora in qualche live te hai fatto uno scherzo a lui, a Matte. ah, sì, è vero. E praticamente Ragazzi, se ne so io più di lui, veramente lo vabbè, so. ma perché io mi scordo? E allora abbiamo detto a un nostro compagno, tipo a una nostra compagna, il suo nome, come per fare capire a Giuseppe che era lei. Invece era Jonathan e lui ha perso nel gioco, perché aveva solo tre tentativi di capire chi è che veramente era quello che doveva fare imitare gli altri. Vabbè, quindi questa giornata di scuola, come il primo giorno, mi è piaciuta molto. Io direi un bel 10 come voto, Forse da perché 1 a sei 10. tornato a casa da solo. No. Vabbè, comunque, qual è il voto che dai alla tua prima giornata di scuola? Oh. 8? Ok. Ma te puoi salutare. Fatto tutti schifo. Non è vero, scherzo, ricordatevi sempre che dovete insultare Cristiano in ogni video di Nico. Vai, io sono invitato. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ci si vede, Matte muori. Ciao.